Sì, non ero contentissimo perché abbiamo commesso due errori per superficialità e abbiamo riaperto la partita nel primo tempo sul 2-0 e poi alla fine sul 5-1, ma perché non ci sta di perdere concentrazione in nessun momento della partita. Sono contento ovviamente della prestazione dei ragazzi, anche se altre volte abbiamo giocato meglio, ma alla fine abbiamo creato tanto, potevamo fare anche più gol. Va bene così, la prestazione è stata buona. Abbiamo comunque cercato di giocare, ma poi ricordiamoci che di fronte avevamo una signora squadra, quindi che ci ha messo in difficoltà e nonostante cosa dica il risultato, la partita è stata aperta. Poi noi nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla col 4-1 e quindi poi è andata più in discesa, ma sono contento perché abbiamo fatto un'ottima squadra e abbiamo comunque sia dato un'ottima prestazione, anche se ovviamente io cerco sempre più dell'uomo perché è il mio compito. Domenica sarà una bella partita, sicuramente andiamo a Campomorone, sappiamo che sarà una partita difficile, lo sarà per noi. Lo sarà per loro, speriamo, e niente, prepareremo bene questa partita perché sappiamo che Campomorone è un'ottima squadra, però lo siamo anche noi, quindi speriamo venga fuori una bella partita. Tutti auguri, ma potrebbe finire come l'anno scorso con tre squadre fino all'ultima giornata nello spazio di 2 punti. Io lo spero, ma spero che ci sia la Cairese in quelle tre squadre, perché poi se sono tre squadre ma non c'è la Cairese a me non interessa niente. Io spero che ce ne siano tre, spero che ce ne siano due, spero che ce ne sia una, spero che ce ne sia la Cairese. Quindi noi lavoriamo per esserci noi. Poi se saremo in tre, quattro, cinque, l'importante è che posso dire ci saremo, tutto qua. L'importante è quello. Aspetta, grazie.